Siamo arrivati finalmente da qui Terme dopo il gregge di prima. Siamo davanti, ormai lo riconoscete, al museo della bicicletta di Acqui, al cortile museo, con una vetrina dedicata appunto al campionissimo Fausto Coppi. Il 2 gennaio è passato da poco, quindi l'anniversario della morte e del grande campione. Qui vediamo una serie di foto che si stanno anche muovendo perché abbiamo un'animazione. E anche qua proprio sono delle foto storiche, come potete vedere sono molto suggestive. Ecco, una carrellata, c'è la San Pellegrino, il giorno di riposo, delle foto veramente anche molto simpatiche. E poi appunto vediamo questa bici bianca restaurata degli anni 30, se non sbaglio, proprio troneggia in mezzo a tutto. Ed è una veramente con quel classico colore celeste. E vedi, possiamo vedere anche lo stendardo della Mitica, che come ogni anno tornerà a solcare i luoghi dell'oltregiorno, anche con dei dipinti. E qui vediamo appunto tutta questa sala del bici cortile, diciamo così, dedicata appunto tutta alla memoria di Fausto Coppi, con magazine, con giornali, con maglie, con poster, con quadri, con foto, con utensili, oggetti, addirittura c'è anche un libro a fumetti di tutte le imprese del campionista. Qua lo vediamo, una foto che a me piace molto, è giovanissimo nella Legnano, col suo caratteristico sguardo. Questa foto epica, distrutta dalla fatica, mentre viene Omaggiato. omaggiato di un bacio. Forte. Bella questa foto, sono foto proprio mitiche, eh. davvero. Sono mitiche. E si capisce anche come era tutto l'immaginario, Ma no? guarda un po' gli occhi di Coppi, come erano, che guardavano L'espressionismo, lontano, sì. come per dire, ragazzi, una fatica così, ma ce l'ho L'ultimo fatta. addio, il Corriere dell'Informazione. Ah, che miseria, Che poi bastardo. era il Corriere della Sera, il lunedì. Ma guarda un po' te, tante vittorie e poi alla fine non riuscire a Quindi. vincere. Ma pensa un po', tu vai in Francia, parli di Coppi, si mettono sull'attenti. Noi nella nostra zona, questa zona qui. Ecco, adesso facciamo vedere una cosa che non ce ne siamo accorti, Questa colpa foto. nostra. Del 1938, la prima vittoria quando ancora era negli amatori di Fausto Coppi a Castelletto d'Orba. Magari se ci dite anche dove era, qualcuno. 1938. E questa è una La foto, credo, di un È giornale scritto in francese. francese, Sì, no? Guarda i sì. francesi. C'è Castelletto, ma visto che parlavamo del Pordoi, un piccolo resoconto di quella. Quando era su quelle cime, ecco, quello è interessante, quella. Ah, sul Pordoi, a 1 chilometro dal Pordoi c'era ancora il sole. Sì? All'improvviso è diventato buio, si è messo a gocciolare, è diventato buio, ho fatto in tempo ad arrivare davanti all'albergo, buttare la bicicletta quando volevo entrare, c'era tanta, tanta grandine così. Ah sì, sarebbe Un stato. freddo, un freddo che sono andato a comprare la maglia di lana, col collo alto, le maniche lunghe, perché io non riuscivo più. Sacchette di plastica, le borse di plastica sulle scarpe per scendere, perché Perché io era non ce la proprio un facevo più. surgelato umano. E si doveva scansare il ghiaccio, perché si era formato poi a gruppi, c'erano delle montagne di Discesa ghiaccio, quindi pericolosa. bisognava fare, bisognava evitare. È un freccia, è un freccia. Incredibile. Bene. Non penso che ci siano tante che ce l'abbiano. Ma questo era dato a quella gazzetta di che anni? Bisogna leggere qui, non mi ricordo più. Beh, comunque insomma, a GR1, sì, comunque è forte. Ah, ecco, lo davano con la gazzetta Con la gazzetta. dello No, lo compravi sport. però, lo Eh? pagavi. Coppia 20 anni. Ecco, sì, come fanno anche adesso Come quando fanno danno anche gli adesso. inserti. Però io da vecchio ciclista, proprio da vecchio ciclista. Questo è un pezzo della collezione 1. Mi fa vedere l'altra parte Lato della. A. Ah, ecco questo. Questa è una bella foto.